Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Allora gente, siamo in una situazione abbastanza di stallo, nel senso che in questa fase qua devo un po' capire come cavolo fare a non essere visto, perché ci sono tre uomini. È una cosa abbastanza classica in realtà in un gioco come questo, perlomeno per l'esperienza di Commandos che ho avuto. Ci sono tre nemici qui e ognuno di questi ha l'altro in visuale. Il fatto è che se provo ad attirarne qualcuno di questi fuori, improvvisamente tutti e tre appaiono allegramente. Quindi è un problema questo. Potrei cavarmela attirandoli e basta, mettendoli tutti nello stesso punto e uccidendoli in blocco con il samurai, ma il samurai non può fare assolutamente niente perché questo qua non gli consentirà di entrare, purtroppo. E Yuki è l'unica che riesce ad arrivare in questa zona qua. Che si fa quindi? È un momento in cui bisogna ben capire. Allora, beh, qualsiasi tentativo ho fatto finora si è rivelato molto poco efficace. Il fatto che non ci sono neanche molti punti in cui posso nascondermi. Anzi, per la verità, zero. Non ci sono proprio. Anche se ne faccio allontanare uno attirandole e basta, senza fare nulla, lascio le orme, quindi mi inseguirà fino alla fine, e comunque anche uccidere l'altro diventerà un problema. Quindi, non so bene che cosa fare. Se poco poco riuscissi a eliminare questa guardia, sarebbe tutto relativamente più facile. Oppure aspetta. Effettivamente potrei tentare, perché questo qua le guardie non le vede. Va bene, io ci provo. Finirà malissimo quasi sicuramente. Però... sì, è finita malissimo proprio. Ecco, questa è una cosa che non avevo considerato del tutto. Quando il carro arriva, questi qua si muovono. Ok, fammi un attimino capire come si muovono di preciso. Potrebbe essere la soluzione ai miei problemi. Vediamo se la visuale di questo... sì. Ok, arriva il carro e questo qua... ah, qui. Ci parla un secondo col tipo e subito dopo va qui. Ok, sta un po' qui. Puoi passare e poi tornano in posizione. No, effettivamente però è un disastro. Mi ricordo anche che questa cosa l'avevo considerata con il samurai. Ho detto, cavolo, poi quando arriva il carro si avvicinano tutti. Riuscirei per caso a fare il salto e fare questa mossa qui che è usa le tue due spade per abbattere tutti i nemici a corta distanza, che è un'area che uccide tutti. Però la realtà è che no, non si avvicinano tutti abbastanza. Potrei forse provare ad attirarne soltanto uno. Magari questo qui e basta, riesco ad allontanarlo. Ok, forse, e sottolineo forse, ho avuto un'idea. No, però ci vuole il samurai e comunque con la bottiglia di sake. Purtroppo la questione è sempre la stessa. A questo punto però tanto vale provare, giusto? Purtroppo questi qua mi danno pochissimo tempo per uccidere il tipo, anche fosse. Se però sono abbastanza rapido, magari ce la potrei anche fare.
Ci provo. Otori wa setchishita. Ichigeki. Ci provo, ci provo. Ippai do da, Tomoyo. Ah no, si avvicina troppo lentamente, dannazione, dannazione. No. No, si avvicina troppo lentamente. O meglio, forse con una tempistica diversa potrei anche riuscirci. Va bene. Proviamo. Tiro la bottiglia di sake adesso. Adesso arriva l'altro e quello fa in tempo ad arrivare e poi ad andarsene. Forse ce la faccio. Prendilo, prendilo, prendilo. Prendilo. Prendi il corpo, veloce. Dannazione, perché non ha preso il corpo? Perché non l'ha preso? Va bene. Comunque, dai, potrebbe andare così. Se riesco a eliminare quello è già un buon vantaggio, perché posso tentare di allontanare soltanto questo. E vediamo come va. Ok, lanciamo la bottiglia di sake adesso. Miriamo un pochettino alla telecamera, che così non sbagliamo stavolta. Dannazione. Prendilo. Veloce. Esatto. Vai. Esatto. Dimmi che non ho lasciato orme. Ok. Va bene. Mi è venuto anche in mente come uccidere queste guardie qua. In realtà. Vediamo se... No, fermati, che stai facendo? Vediamo se c'è... No, è impossibile. Volevo mettere una trappola qui, ma... non si può fare. Intanto salvo, perché comunque uno l'ho tolto di mezzo e ci siamo. Adesso, lo so ragazzi, ma questo è un gioco che richiede molta pazienza, altrimenti finisci molto male. Tra l'altro, ora che ci penso, io con lei mi sono buttato qui, cadendo da qua. Ma come cavolo faccio a risalire? È molto male. No, è proprio un disastro, altro che molto male. Devo provare a liberarmene. Entriamo in questo cespuglio e vediamo. Forse una mezza idea ce l'ho adesso. Forse una mezza idea ce la potrei anche avere. Allora, posso tentare di fare questo. Se io tiro la bottiglia di sake qui, lui la andrà a prendere e quindi sarà distratto. E la ladra, e Yuki, quando fa il richiamo, può lasciare la trappola qui, comodamente, e uccidere il tipo. Prima di farlo però vediamo, intanto è arrivato il carro, vediamo come si muovono questi qua, perché se per caso entrambi escono dalla visuale di costui, io ho una possibilità. E questo mi vede. Oddio, potrei anche farcela però. No. Vabbè, ci provo. Mm.
Non so come ho fatto. Oh mio Dio, ce l'ho fatta? Non ci credo. Non so, davvero, non lo so come ho fatto. Non lo so. Ho avuto una fortuna sfacciata. Salviamo. E mettiamo in pratica quello che stavo pensando di fare. Ah, entrambi sono andati, eh? Dannazione. E che vi dico? No, dannazione. Vabbè. Non ho considerato. Certo, guarda, si muovono entrambi, è una cosa assurda. Si muovono proprio in coppia. Tiro la bottiglia di sake e arrivano tutti e due. Però aspetta un attimo, sono un idiota. Perché... No, dove vai? Perché ho eliminato quello. Mi basta ammazzare questo. Oh, ma che cavolo! Ma perché certe volte fa così? Prendi la trappola. Vai qui. Oh? Ora in poi è meglio mettermi proprio comodo. Ok, e posalo qui dentro. E adesso tu morirai facendo un rapido aggiustamento. Esatto. Perfetto. Finalmente. Dannazione, finalmente. Adesso voglio provare una cosa che devo capire. Salviamo intanto e pensiamo un secondo a come... Ah no, vabbè, lo so come... Perfetto. Samurai, corri a prenderlo. Perfetto. Non si è accorto di niente. Io adesso farò la stessa identica cosa. Ho risolto. Ci siamo, ragazzi. Salviamo. Il carro, questo, il civile... Anche se mi vede non dice niente, ok. Uccidiamo anche quest'altra guardia, che così non ci pensiamo più. Comunque le cose belle che sono successe sono state tutte dovute al fatto di aver avuto quel colpo di fortuna quando ho ucciso il tipo che era qui. E non so proprio come cavolo ho fatto a scappare da quella situazione. Proprio non lo so. Ok, ripresa. Beh, adesso direi che è il momento di salvare e anche di aprire la porta. E vediamo un po'. Ok, riorganizziamoci e discutiamo le nostre prossime mosse. Ah, lì dentro dobbiamo andare? Che bello. Non so come ha fatto a non vedermi. Il cappello di paglia muove... lì. Va bene, salviamo di nuovo.
Ok, ok, d'accordo, d'accordo. Sono cambiati anche gli obiettivi, immagino. Taremuga attraverso il cancello su. Ma di che cavolo stai parlando? Ah, beh. Ok, riorganizzati. Salviamo. Non è che sta arrivando il samurai? Sì, sta arrivando il samurai. Aspettiamo un secondo. Ottimo. Ok, molto bene. Ricorda, l'ufficiale è ben protetto. Non possiamo fronteggiare così tante guardie del corpo, quindi dobbiamo trovare un modo per distrarle. Ho visto due grossi torri di legno quando sono stata qui. Ok, forse potete abbatterne una? Farebbe tantissimo rumore, l'uomo con i documenti manderebbe i suoi uomini a vedere cosa succede. Una strategia insolita, sono tentato di metterla in pratica. Quando avrò finito, avrai tutto il tempo che vorrai per rubare i documenti dal nostro obiettivo. Sì, e poi andremo via, giusto? Nascondiamoci in quel carretto, ci porterà fuori da qui. Beh, mi sembra ragionevole, più o meno. L'uomo con i documenti è cattivo, vero? Forse dovrei fargli del male. No, non devi fargli alcun male. Lo Shogun non tollererebbe l'uccisione di un ufficiale di alto rango, non finché non avremo prove sufficienti. Capito. Bene allora. Pronta, Yuki-chan? Pronta. Ok. Il samurai sta per tornare. Dobbiamo fare molta attenzione. Vediamo com'è la strada di qua. Questo proprio. Questa guardia la posso attirare, effettivamente. Fino a lì. Allora, Mugen la deve abbattere questa, giusto? Oppure quest'altra. Qual è più facile da fronteggiare? Oddio, in effetti mi sa. Ah, corega io, yojin shio. Va bene, io salvo e ci provo. No, decisamente no. Ecco, quella guardia lì potrebbe essere un problema, effettivamente. Questa qui. Questa è un grosso problema, altro che. Sì, decisamente. Però ho avuto un'idea. C'è un punto qui che è esterno a qualunque cosa. Il samurai neanche dovrebbe vederlo. Forse. Oddio. Oddio. Insomma. Però. E quando si gira qua ci butta un occhio, vero? Perfetto. E vedrà le mie orme. Quindi, se io metto una trappola qui. Ti ha lasciato quelle impronte. Perfetto. Andiamo a raccogliere il corpo. E poi vado a posare tipo di corsa.
Esatto. Molto bene. Ah no, sono stato un maledetto idiota. Sono stato veramente un maledetto idiota. Va bene ragazzi, allora direi di terminare qui questa puntata, altro momento catartico, però va bene, siamo riusciti a superare quella parte là. Questo tipo di giochi richiede pazienza. E l'avrò detto un'infinità di volte. Devo davvero smetterla di ripetermi, ma è più forte di me. D'accordo ragazzi, allora per questa puntata è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo ragazzi? Alla prossima.